Allora, cominciamo. Questo è il primo gruppo di lettura online di Vita e Pensiero. Benvenuti a Christian, Marta e Alessandra che si sono offerti volontari per parlare attorno a una novità, un libro che è appena uscito, che è La tirannia dell'algoritmo di Miguel Ben Assayag. Miguel Ben Assayag è un filosofo, psicanalista argentino che vive a Parigi da molti anni, da quando è scappato dalla dittatura argentina, dove ha subito il carcere, la tortura, una storia molto, molto dura. A Parigi si è ricostruito una nuova vita, una nuova famiglia, ha fondato un collettivo culturale che si chiama Malgré tout. Ha pubblicato diversi libri in Italia, tra cui L'epoca delle passioni tristi, Elogio del conflitto, con Miguel Pensiero, questo è il suo terzo libro. Ne ha pubblicato uno che si chiama La salute a ogni costo, con medicina e biopotere. Questo qui che ho a casa, che si chiama Funzionare o esistere, che è un po' alla base del terzo libro che avete tra le mani, che è La tirannia dell'algoritmo. Allora, cominciamo con un giro di presentazioni. Iniziamo dalla minoranza, Christian. Quindi vi chiedo di presentarvi brevemente con un po' dove siete, cosa fate, cosa studiate. E ultimo libro letto, giusto per così presentarci. D'accordo. Beh, io sono Cristian Colombo, come ho detto prima, vivo in provincia di Lodi. Sono iscritto al secondo anno di scienze della formazione primaria e nel frattempo lavoro come maestro di scuola primaria in area matematico-scientifica. L'ultimo libro, sono iscritto sì all'Università Cattolica di Milano e l'ultimo libro che ho letto prima della tirannia dell'algoritmo è Il sesso inutile, Viaggio intorno alla donna di Oriana Fallaci. Sto cercando di rileggere tutta la bibliografia della Fallaci, anche perché adesso con la Burrizzoli sono stati pubblicati anche degli scritti inediti, quindi è utile proprio riprendere dagli inizi dei primi reportage a Hollywood e fino poi alle posizioni radicali che ha preso anche nei confronti dell'Islam, un po' per capire l'evolversi del pensiero e delle sue posizioni. Quindi tu sei un lettore monotematico, cioè nel senso fai full immersion autore e poi No, parti. questa. No, 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 è l'unica volta che capita e penso sia l'ultima, perché io raramente mi fermo su un tema e raramente mi fermo sul libro, perché è raro che legga un libro alla volta. Accompagno più, sì, ho proprio bisogno di saltare, ma proprio da tema, passiamo, che ne so, dal saggio filosofico al romanzo rosa, per dire. Ah, beh, ci Ogni sta, tanto la non mi varietà. faccio mancare niente, ecco. Giusto. I miei genitori, più che altro, adesso mi stanno minacciando e mi mettono un po' alle strette perché la casa è invasa da tutti questi libri. Insomma, recupero un po' qua e là. Eh sì, il problema Capisco. di tutti i lettori forti è ma poi dove li metto tutti i libri che Esatto, perché comunque non mi sono ancora rassegnato al Kindle. però sono Li ancora metto qua. anche belli da vedere, quindi arredano. Tanto, tanto. Organizzati bene in libreria, poi fanno un effetto spettacolare. Esatto. Allora, passiamo ad Alessandra. Sì, eccomi. Allora, io anche ovviamente sono iscritta all'Università Cattolica, io sono laureanda in politiche europee e internazionali alla magistrale, ho fatto anche la triennale in Cattolica, ho studiato scienze linguistiche per le relazioni internazionali con inglese, francese e arabo come lingue. E insomma, beh, adesso fra poco dovrebbe finire il mio percorso in università e ne comincerà un altro. Insomma, già lavoro per una fondazione, per un piccolo centro di ricerca che si occupa di Medio Oriente. E anch'io sono una lettrice accanita, però io ho ceduto al Kindle quest'anno, che devo dire. Ovviamente non è la stessa cosa della carta, però in viaggio è eccezionale. Comodo. Lo consiglio in caso di viaggi, ecco. Poi, insomma, se uno ha la possibilità di essere a casa, come siamo stati noi in questi mesi, no, il classico libro stampato è bellissimo.
Ah, ma guardate, secondo le statistiche comunque Kindle non mangia libro di carta, nel senso che il lettore forte poi legge tutto, cioè non è che rinuncia al libro di carta a favore del Kindle, anzi raddoppia gli acquisti. No, è vero, anche quello è vero. Io ho notato che sì, anche sul Kindle, insomma, tanti libri continuo a prenderli, insomma. Ultimo libro letto prima di Benassai Young, di cui parleremo. Prima di questo ho letto leggere Lolita Teheran della Nafisi, molto, molto bello, molto interessante, perché è molto particolare come libro, perché è un mix tra un trattato di letteratura e un romanzo, nel senso che lei romanza i suoi ultimi anni in Iran prima di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, però racconta anche della sua esperienza come insegnante di letteratura inglese, letteratura americana soprattutto, e quindi comunque la storia della sua vita in Iran negli anni 90, fine anni 90, è mescolata al racconto di Lolita, del grande Gatsby, insomma dei classici americani, quindi è molto bello è molto particolare, secondo me, proprio da questo punto di vista, perché, non lo so, un genere... è sui generis, ecco. Bene, lo consigli. Adesso sì, sentiamo Marta. Sono anch'io iscritta, ovviamente, all'Università Cattolica di Milano. Triennale ho frequentato lettere classiche e adesso sono anch'io laureanda per la laurea magistrale in scienze dell'antichità, profilo archeologico e numismatica. Niente, abito appunto in provincia di Milano. L'ultimo libro che ho letto, difficile perché io ne leggo diversi in contemporanea, uno è La Commedia di Dante, perché ho deciso di rileggermela tutta durante la quarantena, e in realtà mettiamo come letteratura contemporanea La vita e istruzioni per l'uso di Georges Perec, edito per la Burra, che è una sorta di Decameron, 99 storie per ogni pezzetto di questo palazzo in una via immaginaria di Parigi. Quindi si descrivono le persone attraverso gli oggetti e non le persone direttamente. Molto interessante. Diciamo che mi sono riapprocciata con questo libro alla letteratura francese, un po' snobbavo. Ottimo, quindi dalla Fallaci alla letteratura francese si inserisce questo argentino che vive a Parigi, e vi chiedo, dopo che l'avete tutti letto con un po' di tempo alle spalle, cosa vi ha colpito di più della tirannia dell'algoritmo? Manteniamo il giro che abbiamo mantenuto, quindi il primo è Chris. Ottimo. Allora, non è semplice rompere il ghiaccio, perché come ha detto prima forse non eravamo ancora sotto registrazione, ma Marta ha detto che sì, è un libro che può essere quasi considerato profetico, anche se probabilmente l'autore non vorrebbe essere considerato profetico dal punto di vista, nell'accezione in cui noi lo intendiamo, anche perché ci sono tanti richiami un po' alla messianicità a cui la nostra società continuamente aspira, a queste figure che lui ritiene un po' usurate, non a torto. Ritengo sì che sia un libro ben strutturato. L'ho apprezzato di più, secondo me, appunto per la struttura, perché è un'intervista. Se fosse invece stato un saggio, l'avrei trovato più autoriferito, nel senso che nella mail, nell'invito, c'era scritto poi sottolineate, fate le pieghe e quant'altro. Questo è un libro che si fa sottolineare, ma non perché credo che l'autore voglia autoelogiarsi, voglia dare un po' queste massime gratuite che si trovano spesso nei saggi di ultima pubblicazione, che insomma sì, lasciano un po' tempo che trova, perché si dice sono delle ovvietà, sono cose che sappiamo tutti. Queste sono delle cose che noi sappiamo, ma che penso tendiamo a ignorare. Perché tu dici, comunque, lui focalizza, ma anche con frasi abbastanza incisive, alcuni concetti che magari girano, ma che non fissi. Esatto, sono concetti che girano, che conosciamo, ecco, a cui lui magari cerca di dare un nome, una spiegazione. È anche un libro accessibile da questo punto di vista, e questo penso sia un merito ulteriore, perché comunque l'accessibilità in un testo è abbastanza preponderante per quanto riguarda la lettura, ecco, senza perdersi in discorsi e riferimenti troppo elevati e di difficile comprensione. Quindi un libro, appunto, ripeto, accessibile. E
Ripeto, sì, va a definire quelle che sono delle tematiche che noi pensiamo. Per esempio, a me ha fatto riflettere rispetto all'utilizzo che faccio di Google, no? Quando mi entra nello shopping, piuttosto che nelle scelte, piuttosto che nei riferimenti. A me va anche bene, perché comunque risparmio del tempo per cercare quello che mi interessa. Poi dopo però penso, come fa Google a sapere così tanto di me ad anticipare alcune mie mosse? Quindi sì. Sì, c'era quel passaggio dove dice che addirittura Google dalla misurazione delle tue spese sulla carta di credito. Esatto, ma lì ci sono rimasto malissimo. Ma dire se divorzierai nei prossimi 3 anni con una probabilità dell'80% più alta. Esatto. Una cosa, insomma, anche a me ha lasciato un attimo così. Infatti pensavo, oddio, meno male, spero, sì sì, perché questa rilevazione dell'85% aveva un fatto veramente pazzesco. Ok, Alessandra, cosa ti ha colpito di più? Poi torniamo, insomma. Certo. Allora, anche io concordo sul fatto che è veramente un libro leggibile, che si legge veramente in massimo 2 giorni, e anche a me è piaciuto molto moltissimo il formato intervista, perché veramente coinvolge anche comunque il lettore, perché sembra proprio di essere di star partecipando a un dialogo, quindi questo molto bello. A me la cosa che è piaciuta di più è proprio che ha reso molto la verità dei tempi che stiamo vivendo, cioè complessità nel libro secondo me è una parola chiave. Lui la chiama spesso in causa, dice che questa complessità dobbiamo anche farcene una ragione, non riusciremo mai a capirla tutta, ed è vero, e secondo me l'abbiamo anche visto molto bene nel lockdown, nel senso che all'improvviso le nostre vite sono state stravolte, sembrava una cosa semplice, invece si è rivelata una cosa molto più complessa, dinamiche nazionali, internazionali, anche ambientali, tecnologiche, che veramente sono la cifra del mondo che viviamo. E quindi l'ho trovata una lettura proprio adatta al lockdown, però non pesante, insomma, non sono le 600 pagine di spillover sulla zoonosi del virus. Qualcosa comunque che fa riflettere, però che si fa leggere proprio da tutti. Sì, a proposito di quello che dicevi, lui per esempio diceva anche che anche la scienza in realtà non ha tutte le risposte, le certezze. A me aveva colpito quel pezzo quando dice che, quando parla degli antibiotici, dice prima l'antibiotico assolutamente positivissimo perché rafforza, poi scopri che però a secondo delle dosi in realtà ha l'effetto contrario. Quindi io penso un po' ad oggi quando diciamo, ah ma questi scienziati non si capisce, questo virus non ne sanno nulla. Ma in realtà è tutto molto complesso per quello che dici tu, la parola chiave è complessità. Esatto, quindi sì, e anche la scienza stessa è progresso anche secondo me, quindi una cosa che andava bene nel passato va bene oggi, no, non sempre, certe cose sì, certe cose no, ed è la difficoltà sta proprio nel capire cosa va ancora bene oggi, e cosa non va più bene, cosa è da scartare, cosa è da tenere, e è difficilissimo, è difficilissimo, però dobbiamo, cioè la cosa che comunque mi piace lui è che alla fine lascia un briciolo di speranza, che comunque se noi ci facciamo una ragione di questa complessità, ci facciamo una ragione che appunto non esistono figure messianiche, come diceva prima Christian, e però cominciamo ad agire a livello locale, a livello proprio di noi, della chiama singolarità, può essere una soluzione, quindi alla fine c'è un barlume di speranza. Marta, te cosa ha colpito di più? Come dicevo appunto e mi ha preceduto Christian, il fatto di quanto potesse essere profetico e veggente, perché casualmente questa lettura si è prestata moltissimo non solo per il periodo del lockdown, della quarantena, ma anche degli eventi rivoluzionari che stiamo vivendo, anche le stesse proteste che stanno avvenendo, quindi per quanto la società si stia frammentizzando sempre di più e quanto sia sempre più complesso approcciarsi a una democrazia, infatti la vera sfida è quella di arrivare alla post-democrazia, piuttosto che anche l'intelligenza artificiale, come dice lo stesso titolo, e
le nuove frontiere che si stanno esplorando con lo stesso Elon Musk, ed era forse notizia di qualche giorno fa su Repubblica che appunto entro un anno si cerca addirittura di fare quel passaggio dei pensieri entro un computer, che lui dice, Benassian parla semplicemente come una prospettiva futura, in realtà è molto più vicina di quello che noi pensiamo. E diciamo che l'intervista è un ottimo, come dire, un ottimo stratagemma appunto per rendere leggera questa lettura, che in realtà risulterebbe molto condensata e molto complessa, ovvero si è letta molto velocemente. Però è tanto, dice tanto di tantissimi argomenti, di tantissimi campi, spazia veramente dall'antropologia alla religione, alla politica, e in pochissime righe, con certo una buona dose di facilità, però comunque non è facile assimilarle, ecco, ci è voluta sicuramente una seconda lettura. Io che non sottolineo di solito i libri, l'ho dovuto fare per centrare bene i concetti. Quindi non orecchie, sì, ma sottolineare. No, orecchie no, orecchie solo i libri, io proprio detesto di alcuni corsi, in caso di necessità, esatto. Diciamo che, giusto per chiudere, mi sembrava a volte di leggere una sorta di riassunto di diverse puntate di Report. Si parlava appunto degli antibiotici, in effetti è stato argomento di alcune puntate, quindi sì, fa molto riflettere anche appunto il calcolo di quanto stiamo col cursore sopra determinati prodotti di Amazon piuttosto che su Google, annunci, la stessa cosa appunto viene trattato anche all'interno del testo, quindi fa molto riflettere. Un po' spaventa ovviamente, perché anche lo stesso è un'intervistatrice, mm-hmm, non ho capito chi è che fa le domande. È l'intervistatrice è una sociologa francese, mi pare. Okay. Che lei stessa comunque chiede se è facile comunque sostenere questa prospettiva che non sembra delle più rose, quella che lui tratteggia con quasi paura del futuro. Un certo punto. Infatti volevo chiedervi se, per tornare un po' al titolo, se vi sentite, soprattutto voi che siete giovani, di me, quantomeno, ma comunque siete il nostro futuro, cioè la generazione che si affaccia alla società che verrà, se vi sentite vittima di queste... stavo chiedendo a Marta se vi sentite un po' prima in questo mondo, cioè voi siamo immersi nel digitale e dalla lettura vedete che Benassiag non condanna la macchina in quanto tale, ma più il funzionamento. Voi vi sentite tiranneggiati in qualche modo, cioè immersi in un mondo in cui, cioè, dopo aver letto anche questo libro un po', che magari ha scoperto alcune cose, lui ce l'ha, a me ha fatto molto ridere personalmente il fatto che tiri fuori sempre il GPS, cioè proprio una roba che sì, non sì, sopporta, sì, il GPS proprio che ci limita. Però ecco, mi ha fatto riflettere, perché in effetti quando viaggi oggi la prima cosa che fai è aprire, almeno io, apri Google Maps, devo andare lì, la strada, insomma è più comodo, no? Perché nel frattempo fai altro, cioè. Ecco, questa cosa vi ha fatto un po' riflettere, siete d'accordo che stiamo vivendo una tirannia dell'algoritmo o è una visione un po' esagerata della cosa? Cosa ne pensate? Vai, Cristian. Aspettavo. Aspettavi il via. Ok, allora, non so, perché quando si leggono questi testi si ha sempre l'idea che l'autore, non dico che sia esagerato, però ci si chiede, ma è proprio così? Ma è vero? Facciamo sempre tanto affidamento forse su noi stessi, no? Anche nel libro. Posso andare a peccarla? Così non ho uscito. Sì, certo. Riprende una citazione di Heisenberg che dice che l'uomo, che ovunque l'uomo, quasi lo sguardo, non vede che l'uomo. Quindi noi abbiamo questa grande fiducia nei nostri confronti e non amiamo, penso, ammettere in linea di massima, credo che nessuno ami ammettere che siamo in realtà, sì, un po' asserviti a questa logica dell'algoritmo. Non parlerei ancora di tirannia, ma non ne parlerei perché mi piace immaginare che ci sia ancora
un piccolo margine di scelta e un piccolo margine di emancipazione da questa invasione del digitale. Certo che c'è anche da dire che, per esempio, parlo da insegnante, quest'anno è stato necessario utilizzare il digitale, altrimenti non avremmo potuto proseguire l'attività didattica. Questo non sarebbe stato possibile fino a qualche anno fa. Io credo che tutto converga sulla consapevolezza e sull'utilizzo che si fa di queste risorse. Ecco, che sia forse qui il limite tra che ci permette di non sfociare, insomma, di non degenerare nell'asservimento al digitale. Ecco, essere consapevoli, conoscere i mezzi che si utilizzano, perché c'è un po' uno specchietto per l'allodole questi mezzi, no? Soprattutto anche per persone che non sono nativi digitali, si parla anche di fenomeni di phishing per i più anziani. Certo. No? È molto semplice cascarci. Quindi tu dici, la consapevolezza del fatto che la macchina ha questo meccanismo, che io posso usarla in un certo modo e mi può condizionare, questo cambia l'approccio a tutto il digitale. Quindi l'uomo può controllarlo se ne è consapevole. Esatto, se non ne fossimo consapevoli, allora sì, lì si parlerebbe di tirannia. Magari tra qualche anno effettivamente sarà così. Io credo che comunque scriva, utilizzando dei riferimenti attendibili, no? Che non sia semplicemente un entusiasta, un appassionato oppure un profeta di quelli, insomma, così un po' da quattro soldi, no? Comunque cita psicologia, scienza, via. Parte dai fondatori, fa anche tutta una progressione storica, parte dalla Repubblica di Platone. Erano i filosofi che avrebbero dovuto governare lo Stato, adesso la macchina. Questa logica, insomma, ha una sua storicità. Ecco. C'è anche molta politica in questo libro. Decisamente. L'altro grande tema che si lega al big data, all'algoritmo, insomma, perché c'è il capitolo dedicato all'azione, la post-democrazia che citava Marta, che poi ci interroga anche sulla politica nel senso più alto, o anche con nomi e cognomi che lui fa nel libro, con obiettivi molto chiari. E quindi vi chiedo, insomma, cosa ne pensate di questa parte di discussione, se avete un'opinione in merito, se vi ha fatto pensare a qualcosa in particolare, se siete d'accordo, se ci sono parti su cui non siete d'accordo. O se ci sono altre parti del libro che vi hanno, insomma, così, che volete raccontarci. Allora, a me è piaciuta molto la parte quella su, appunto, sulla post-democrazia, la parte politica, perché nonostante io venga da scienze politiche, non avevo mai riflettuto sul voto, nel senso che lui, insomma, cioè, cita come un algoritmo. Nel senso che noi, come abbiamo sempre considerato il voto come espressione massima della democrazia, però è proprio palpabile al giorno d'oggi che possono esistere istanze democratiche, ma stati non democratici. E quindi come si concilia questa cosa? Perché anche il voto non è un sistema perfetto, è un sistema complesso, appunto, giusto per citare, però una persona non può, con una X su un candidato, su un partito, comunque esprimere tutte le sue preferenze, esprimere tutto quello che vorrebbe per il proprio paese. Quindi alla fine è una semplificazione necessaria, ma imperfetta. Quindi il voto, cioè, mi ha smontato. Certo. però è quello che stiamo vivendo oggi, quindi non si può non fare i conti con questa cosa. Che soluzione c'è? Boh, non lo so, perché è difficilissimo pensarla, però se guardiamo che comunque in tanti paesi la semplificazione a cui stiamo andando incontro è un autoritarismo crescente di uomini forti, che appunto cita anche lui, però ecco, questo è preoccupante, perché appunto è una semplificazione estrema. Sì, perché poi lui mette l'accento su, almeno a me ha colpito questa parte, nel dire che la democrazia esiste se c'è sempre un contraddittorio, no? Cioè, più che esprimere, sì, va bene, il meccanismo del voto, eccetera, però se poi il voto va a un insieme che è unico,
anche se cambia modo di comunicare, ma è un sistema unico, non c'è il contraddittorio mai, e senza contraddittorio non c'è democrazia. Mi pare il pensiero di Benassai Yang. Marta, tu cosa ne pensi di questa parte? Mi aspettavo a un certo punto che si facesse la citazione quella di Churchill, che la democrazia è la peggior forma di governo, ma accetto tutte le altre, perché in fondo un po' viene presentata così, per queste, come dicevo prima, queste estreme frammentizzazioni che si stanno facendo, che disorientano completamente il cittadino, che non sa più a chi affidarsi, appunto, fa nomi e cognomi di chi cerca di prendere direttamente le persone per gli istinti, ecco, più, o comunque con dei pensieri più diretti, più facili sicuramente da interpretare. Non è una parte semplice, perché secondo me vengono espressi dei concetti che forse abbiamo pensato ma non avevamo il coraggio di dirlo, e lui viene messo nero su bianco, ecco. Anche lo stesso comunque approccio che abbiamo con le tecnologie, perché in fondo si parla di questo, sia di politica che di tecnologia, tutto sta in una questione di quanto l'uomo, è vero, ormai gli manchi completamente la consapevolezza, o cerchi la strada più semplice anche per prendere le proprie decisioni, che siano dalle più piccole come il GPS alle più grandi. Infatti vorrei citare, qui dice una frase, che l'idea di affidare le decisioni alle macchine non viene da miliardi di ignoranti, bensì da studiosi che hanno riflettuto sulla questione, e questo è molto più grave. Quindi c'è questa, ci sono queste due variabili in gioco, sia la politica che viene affidata a queste persone o questi personaggi, anzi, perché sembrano quelli più facili, ecco, da seguire, che aiutano il cittadino a non pensare a delegare semplicemente, e anche dal punto di vista delle macchine, affidarsi completamente a queste, perché possono sicuramente arrivare a un risultato che non porterà all'errore. Mm-hmm. Però questo in realtà è il bello e la difficoltà dell'essere umano, non è semplicemente qualcosa di perfetto a cui manca l'errore, anzi l'errore sta proprio nell'uomo e non si può prescindere, ecco. È una parte difficile, ecco, diciamo così, ho vissuta con una certa difficoltà, ecco, però ripeto, sono concetti che forse avevo pensato ma che non avevo mai espresso, e lo fa di sicuro in modo chiaro. La dicotomia sul funzionare o esistere, che appunto è il libro precedente, che è la base su cui poggia il terzo, nel senso che lui fa una distinzione: la macchina funziona, l'essere vivente per essere tale non è semplicemente un meccanismo fatto da 1 più 1 più 1 più 1 viene fuori 4, può venire fuori l'individuo. Esatto. Infatti cita ad esempio che Turing, che in aritmetica non tutto è calcolabile, ma infatti studiando appunto psicologia avevo letto un libro che parlava proprio di questo, ormai il paragone macchina-uomo è superato, perché non è una macchina il cervello, non è semplicemente composto da diverse parti che anzi sono rigide e non possono adattarsi, tutt'altro, anzi si può trasformare anche con gli errori ovviamente. Quindi si sottolinea moltissimo come l'uomo ormai abbia paura di sbagliare, per questo si debba affidare ad altri, che siano appunto personaggi piuttosto che la macchina. Quindi, a riflettere, forse non è proprio una tirannia, perché magari l'abbiamo scelta, o comunque in modo sinuoso è entrata nelle nostre vite, piano piano l'abbiamo lasciata, ecco, entrare, perché appunto sembrava il mezzo più facile per prendere le nostre decisioni. Io la vedo così, secondo me più o meno era questo il pensiero. Ok, che quindi condividi. Volete aggiungere qualcosa a questo punto? Altrimenti vi chiederei di leggermi una... Se avete appunto tra le varie sottolineature, se c'è una cosa che volete condividere, e poi se avete notato che lui parla, quando parla di funzionare, sempre di questa dicotomia, intende anche non solo appunto l'uomo in termini da misurare in termini di efficienza, no? Che poi è una delle cose
del lavoro inteso solo come prestazione, non come tutto un insieme di valori dell'umano, ma la disfunzione può essere anche l'errore che poi la società vuole eliminare, possono essere anche le debolezze, degli handicap, la vecchiaia, il fatto che possiamo essere sempre tutti brillanti o sempre al top della prestazione. E questo come l'economia, perché l'economia è un altro degli argomenti che mi pare metta in campo, e su come anche appunto molte decisioni vengono affidate ai calcoli della macchina, per cui posso anche decidere di licenziare, per esempio, perché le prestazioni, l'algoritmo mi dice che la mia azienda funziona meglio se ho 50 persone in meno per fare quella cosa. Quindi lui mette un po' in discussione tutti questi meccanismi in maniera appunto densa, perché è una nella conversazione, però si passa da una cosa, da un argomento all'altro, sempre con quest'idea dell'umano molto più complesso di come qualcuno vuole far pensare che sia. Christian, ti vedo pronto con la tua citazione. Mi sembra che avevi la faccia di uno che era pronto. Proprio prontissimo. Allora, sono ancora indeciso sulla citazione da scegliere, perché ne ho scelte un paio. E quando scelgo una citazione, quello è il caso che ti faccio d'orecchio, che oltre alla sottolineatura. Magari la lancio come suggestione. Mi è piaciuta molto la descrizione che fa nei momenti in cui parla della scuola di Palo Alto, è stato proprio un riferimento che già conoscevo legato ai miei studi, della concezione di persona, partendo da una riflessione legata all'induismo, prima forza a leggerla. L'induismo dice, d'altra parte, che l'individuo è Maya, illusione. Siamo persone e non individui. Ora, persona significa etimologicamente maschera, alla quale non corrisponde nessuno, nel senso etimologico di non uno. L'individuo è una maschera dietro cui non c'è nessuno, poiché dietro la maschera non c'è altro che una rete interconnessa. Quindi sì, rispetto alla collocazione di questo discorso poi per quanto riguarda la concezione di individuo della scuola di Palo Alto e della concezione che riprende l'uomo come inserito all'interno di una rete, mi ha colpito particolarmente, quindi sono molto soffermato, mi sono fermato, ho detto, questa citazione mi è proprio piaciuta, è vero, noi siamo rete, quindi adesso mi fermo qui e lascio la parola alle altre, perché non vorrei aggiungere altro alle parole dell'autore, perché penso che parli da sé, ecco, senza bisogno dei miei commenti sicuramente. Grazie, anche perché beh, la lettura, ricordiamoci che è un atto intimo e personale, quindi io vi ringrazio ancora di più di aver scelto di condividere il vostro punto di vista. Il gruppo di lettura è un po' questo, è un atto privato che si condivide, ma rimane la lettura, per fortuna, un atto intimo, insomma, dove ognuno mette in gioco se stesso. Cosa vuoi leggerci, Alessandra? Allora, anch'io avevo sottolineato lo stesso passaggio che ha letto Christian, ne ho sottolineati parecchi. Un altro che mi era piaciuto molto, che si ricollega al fatto che siamo rete, è prima di quel passaggio lì, del 50, quando cita Stefano Mancuso, che è un biologo che ha scritto diversi libri su come funzionano le piante, io ho letto anche i suoi articoli estremamente interessanti. E praticamente lui, vabbè, parlando di Mancuso, dice: i suoi lavori sono appassionanti, mostrano che le piante, pur non avendo organi preposti, svolgono le funzioni svolte normalmente dal sistema nervoso, così si arrangiano a loro modo per esercitare la funzione della visione. Ciò illustra bene, mi pare, come l'approccio modulare, che consiste nel pensare che un essere vivente si costruisce fabbricando un modello che riproduce degli organi che svolgono funzioni, sia completamente falso. In realtà il vivente è costituito da relazioni e non da interazioni. Questa è la parte che avevo sottolineato,
non è un assemblaggio di organi che interagiscono, ma un insieme di organi e tessuti che sono in relazione gli uni con gli altri. Questa relazione produce integrazione, e l'integrazione nei viventi è molto più importante degli organi in se stessi. Quindi mi piace come si parte da un concetto biologico per poi, insomma, andare avanti a spiegare come questi rapporti sono veramente fondamentali a livello umano. Insomma, credo che, penso che anche nel lockdown ce ne siamo, insomma, resi conto che siamo relazione, siamo veramente esseri sociali, non si può stare troppo a lungo senza la relazione con l'altro. Questo è molto bello, è molto vero, secondo me l'abbiamo sperimentato anche molto. Sì, è vero, è una delle lezioni che dovremmo portarci dietro da questo periodo indimenticabile per molti di noi. Marta? Io ho pensato, tra le tante che avevo anche sottolineato, ho pensato a questa, che fa riferimento a quanto sia nebuloso il futuro, ma anche il passato per le conseguenze che porta. E dice: abbiamo interiorizzato il fatto che non siamo in grado di prevedere ciò che può accadere come conseguenza del nostro agire. Il futuro è imprevedibile, ma lo è in qualche modo anche il passato, perché non possiamo prevedere quali elementi del passato si riattualizzeranno. E faceva riferimento anche in questo caso con la biologia ai gangli, che all'inizio erano considerati semplicemente come fattori non funzionali, ecco, e poi invece si è scoperta la loro funzione. E come la funzione sia allo stesso tempo finzione, per cui dobbiamo stare attenti ovviamente alle conseguenze delle nostre decisioni nel presente, che diventeranno passato e non sapremo che futuro avranno. Anche io non aggiungo altro. Grazie, bello. Io, se permettete, condivido anche una citazione che mi è piaciuta molto. Quando lui cita Samuel Beckett, che è un autore che a me è sempre piaciuto molto, Waiting for Godot, quindi Aspettando Godot, in cui dice: c'è un omone che cade per terra e chiede aiuto. Due uomini assistono alla scena e uno dei due dice all'altro: guarda, chiede aiuto. L'altro risponde: ma quell'aiuto si rivolge a tutta l'umanità. E il primo replica: sì, ma l'umanità intera, qui e ora, siamo io e te. Ecco, dice Benassa Yag, ciò che in filosofia si definisce un universale concreto, una singolarità. È quello in cui un po' ci invita un po' l'autore nel capitolo dedicato all'azione, di partire un po' da chi è davanti a noi. Insomma. Ragazzi, io vi ringrazio molto. Direi che è stata una, almeno per me, molto piacevole chiacchierata, e mi fa piacere che, insomma, il libro mi sembra che vi sia piaciuto. Vita e pensiero è contenta, e speriamo di rivederci di persona, proprio perché siamo redazione non solo online ma anche in presenza, quindi spero di rivedervi in università, di incontrarci in libreria, all'aperto, ovunque, e di ricominciare anche a leggere attorno a un tavolo vero, anche se vedersi online è comunque molto, molto, molto gradevole. Grazie. 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 Buon fine settimana e buone le prossime letture. Grazie. Altrettanto. Grazie. A presto. A presto.